Meglio controllare le riserve idriche. Thank you.
Ecco il bacino. Non vedo Scorpion. Diamo un'occhiata da vicino. Qui comando Sable, attendiamo rapporto sulla situazione a Spanish Harlem. Presidio attivo, stato di allerta sul bersaglio primario. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Wow! Ma che... è un... mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarà il veleno. Ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Scorpion non si è risparmiato. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ISU è vicina. Speriamo sia stagione. La serra, finalmente! La serra... dovrebbe esserci l'Eclipta Alba. Dov'è finita? È reale o immaginario? Forse entrambe. Doc? L'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... com'ero prima che l'interfaccia neurale mi intaccasse la mente. Le ossessioni mi tormentavano anche allora, ma l'interfaccia mi permetteva di abbandonarmi ad esse. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Sempre pronto ad assumerti la responsabilità, persino nelle situazioni più disperate. Non hai idea di quante volte
Il tuo incrollabile ottimismo mi abbia aiutato a superare i momenti bui. Mi manca la tua compagnia. Sul serio. Mi spiace, Doc. Mi spiace tanto. Sì, certo. Ti spiace. Eppure non hai fatto nulla per impedirlo. Viene da chiedersi quali siano le tue priorità. Se ci tenevi tanto a me, perché non mi hai impedito di autodistruggermi? Posso aiutarti? La rete neurale sta prendendo il sopravvento. La rete neurale che hai contribuito a creare. La verità è che sei stato tu a ridurmi in questo stato. Senza di te non avrei compiuto nessuna di queste nefandezze. Avrei dovuto intuire. Non avrei dovuto lasciarti solo con quelle braccia. Buona fortuna. Vorrei poterti aiutare di più. Sii forte, Peter. Quella è l'eclipse d'alba.
di uccidermi. Hai toccato il fondo, Parker. Stazione di ricerca. Mi serve quella tropina. Devo entrare nel laboratorio. Ecco la tropina. La tropina è svanita. Non di nuovo. Sei in ritardo. Come eri in ritardo per aiutarmi. Questo non sei tu, Doc! Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti, te lo giuro! Smettila di ingannare te stesso! Tu non aiuti mai nessuno. Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno. Chi ti tocca soffre. Non fuggire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te. Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! No, aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Posso aiutarti! Trattandomi come tutti gli altri, limitandomi, soffocandomi. No, il mio genio dovrà brillare di luce propria. Ti ho visto, Peter. Prendevi appunti, rubavi le mie idee, una serpe in seno. Pensavo che ti consideravo un amico. Sono tuo amico, Otto! Ti prego! Ti ho sempre supportato! E lo farò sempre! Mi hai supportato vendendo le mie scoperte a Norman, sabotando il mio lavoro. Non credere che non vedessi. Non credere che non sapessi. Ti prego, Doc! Ti prego! Riponevo enormi speranze in te, Peter. Ambizioni sconfinate. Potevi diventare un grande scienziato, ma ti mancava la volontà. Sempre disordinato. Sempre in ritardo. Ci ho provato, Doc. Volevo esserci, ma... Ma cosa? Tutte scuse. Sempre scuse. Non avevo assunto un assistente. Avevo assunto una viscida sanguisuga. Un ragazzino che si fingeva uomo. No. Non è vero. No. Se fossi stato presente il giorno del riesame, o ai controlli preliminari, o durante tutte le nostre prove, se lo fossi stato almeno una volta, forse non avrei dovuto agire in quel modo. Doc, sei ancora in tempo per tornare indietro, per riprenderti! E a quale scopo? Per tornare in quel pietoso laboratorio? A lanciare palline da tennis al mio assistente incompetente? No! Ora ambisco alla grandezza. Non puoi più fermarmi. Stai lontano, Parker! Non rovinerai tutto, anche questa volta! Thank you.
La tropina! Resta che miscelare l'antidoto. È il momento di tornare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi guarito. Mi spiace rovinarti i piani. Stai fermo. Le sorprese non sono affatto finite. Ci rivedremo presto. Molto presto. Contaci. Finalmente, il vero laboratorio. Basta allucinazioni. No! Puoi scordartelo! Sei nel mio regno! Sei uguale a Osborn! Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua! So che ridevate di me! Tutti quanti alle mie spalle! Mi supplicherai di salvarti. Ma sarà troppo tardi! Questo è il giusto castigo! Chi mi ha tradito deve soffrire! Pensavi che avessi dimenticato? Scorpion! Sei reale! Fermo lì, ora te lo dimostro. Sì, posso colpire, era il momento giusto. Un'altra allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Non sarà così semplice. Semplice? Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto! E uno! Sei un perdente! E sempre lo sarai! Non si deve avvicinare, fatto! Ok, non ne restano molti. Fuori un altro! Ancora uno! Spero sia l'ultimo. Non mi reggo più in piedi. La centrifuga che mi serve. Finalmente! Ormai non c'è più tempo. Forse ce l'ho fatta. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Forse dovrei mettere dei vestiti. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto.
tutti i miei ricordi qui, compromessi per sempre. Doc non si è limitato a rinforzare le braccia, ma le ha trasformate in armi. L'interfaccia neurale sta esacerbando la furia di Doc. Potrebbe non riacquistare il controllo. Doc ha continuato a lavorare all'interfaccia neurale.
Questa è la scienza che non mi piace. Pericolosa e non testata. Attivarla è stata una pessima idea. Ha riconfigurato il sensore come sistema di mira. Doc ha convertito le braccia in armi senza dirmelo. Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Un buon pretesto per uscire di pattuglia. MJ, senti, avrei una questione etica piuttosto spinosa. Quando è che si può voltare le spalle a un amico? Oh, wow, Pete. Ti riferisci a Otto? È così evidente. Beh, sì, ed è anche comprensibile. Il mio lato generoso e di sani principi vorrebbe dirti mai. I veri amici non si arrendono di fronte a nulla, ma... dopo quello che ha fatto Otto... non lo so, Pete... Forse devi solo capire se l'Otto Octavius che conoscevi esiste ancora. O se è mai esistito, in effetti. Già. Beh, grazie, MJ. Devo ancora metabolizzare la questione. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono sempre. Avete mai pensato che se mi arrestate dovrete affrontare tutti i criminali da soli? Eh? Persone sospette. Attenzione! Eravate nervosi. Ci voleva un sonnellino. Sogni d'oro.
Qui comando Sable, situazione attuale a Koreatown? Comando, avamposto sul tetto attaccato dai demoni. Ok, ora dovrei pensare a Scorpion, ma è dall'incendio che non vado a trovare zia May. Posso concedermi una veloce sosta al Fista?